Buongiorno a tutti, oggi prepariamo il ragù. Allora, per prima cosa mettiamo la cipolla con il sedano. Chiudiamo il coperchio. E impostiamo 6 secondi, velocità 10. Otto secondi, velocità 10. Con la spatola mettiamo tutto giù. E ora mettiamo 400 grammi di macinato. Mettiamo la bilancia. Mettiamo la bilancia e mettiamo 50 grammi di olio. Chiudiamo il coperchio e mettiamo 5 minuti, velocità 1, gradi 100, potenza 7 e lasciamo andare.
il tempo sta per finire e dopo aggiungiamo il vino bianco, dobbiamo metterne 100 grammi, 100 ml di vino. Ok, ora apriamo il coperchio. Mettiamo sul fondo il ragù, mettiamo la bilancia e ora mettiamo 100 ml di vino bianco. Impostiamo nuovamente 5 minuti, velocità 1, potenza 100 gradi e questa volta lasciamo potenza 100, così il vino evapora meglio. 100, potenza 10, siamo quasi alla fine. E fra un po' mettiamo la salsa e tutti gli altri condimenti e così lo lasciamo, riusciamo a cucinare il nostro ragù. Burro dentro. Ok, ora finito. Mettiamo con la spatola tutto giù. Ora mettiamo una bottiglia di salsa. Un cucchiaino di zucchero. Noce moscata, io, a me piace molto la noce moscata nel ragù. E pepe. Mescoliamo un po' con la spatola. Ora mettiamo il coperchio però senza il misurino. E impostiamo 40 minuti. Velocità 1. Come gradi mettiamo 100 sempre. E come potenza mettiamo 7. Invece del misurino mettiamo il cestello, così evitiamo gli schizzi e lasciamo partire. Ed ecco il risultato del nostro ragù a cottura ultima, a scottura ultimata.